la posizione ufficiale della società in merito a questa vicenda, la vicenda cacciatore. Perché questo dietro front? Motivi tecnici, fisici o economici? Non c'è nessun motivo fisico, e questo ci tenevo a dirlo anche per correttezza nei confronti del ragazzo, anche perché tutti sanno a Pescara che noi, nel momento in cui arrivano i calciatori, attraverso l'accordo che abbiamo con la clinica Pierangeli, facciamo uno screening ai giocatori importante, per cui sarebbe stato sottoposto anche lo stesso calciatore agli stessi controlli degli altri, quindi se c'erano problemi sarebbero poi usciti fuori, ma non era assolutamente questo il problema. Io personalmente avevo avuto modo anche di parlare con Donato per l'aspetto economico, e non c'erano problemi anche sotto quell'aspetto. Ecco, ricordiamo Donato Di Campli, che è l'agente, no? Donato Di Campli, sì. L'agente del lo staff tecnico, quindi l'allenatore, i direttori, hanno ritenuto, parlando insieme, che se serviva qualcuno, serviva un centrale di ruolo, e a quel punto hanno deciso di non andare avanti con la trattativa. L'aspetto economico era stato superato con l'accordo che già c'era su, come numeri, su tutto, quindi non era quello il problema. Perché si è risentito via social il giocatore allora? Ma questo è un problema del giocatore, io non lo so perché si è risentito, ma sicuramente non se la può prendere con noi, perché noi non abbiamo aperto bocca su nulla riguardo la situazione del giocatore, e tantomeno sulle condizioni. Questo è un problema che non ci tocca proprio, probabilmente. Quindi i motivi sono stati esclusivamente tecnici, Presidente, per sintetizzare. Assolutamente sì, visto che ho due direttori, che ho un allenatore, che a un certo punto hanno deciso di non proseguire con la trattativa, io ne ho preso atto. Quindi avanti così fino a gennaio, Presidente, insomma non ci saranno ulteriori rinforzi, mi pare di aver capito, no? Ma oggi mi sembra che sul mercato giocatori che abbiano smesso di giocare al 5 di ottobre con qualche altra squadra, liberi non ce ne sono, e tutti quelli che sono liberi probabilmente non giocano, chi dalla fine di giugno, chi addirittura anche prima, perché magari c'è stato il lockdown e già non giocavano. C'è da dire poi, ad onor del vero, che la lista over è ancora aperta, no? Se non ho fatto male i calcoli, perché sono 16 giocatori over in questo momento. Okay, ma noi non abbiamo problemi di fuori lista, abbiamo sicuramente un numero importante di giocatori, ma abbiamo per fortuna tanti giovani che quindi non vanno in lista. Volendo, se domani mattina dovesse capitare di trovare uno che si è svincolato il 5 di ottobre da qualsiasi parte del mondo e ha giocato fino al 4 e ci piace, lo possiamo prendere. Ci sto lavorando, e ci sto lavorando molto seriamente. Sicuramente questo è un periodo non bellissimo per chi deve decidere di fare un investimento nel mondo del calcio, considerando quelli che sono i tanti punti interrogativi che ci sono, soprattutto in questo momento, però degli interessi importanti ci sono, e quindi ci sto lavorando seriamente. Chiaramente, proprio perché si tratta di trattative serie, non esce nulla e non sono usciti nomi, non c'è bisogno, nessuno ha bisogno di farsi pubblicità. Sono imprenditori neofiti del calcio oppure no? Questo è un mondo nel quale si entra o come abbiamo fatto noi al tempo, per cercare di abbiamo messo in piedi un gruppo di persone per cercare di salvare una situazione come era quella del Pescara, oppure qualcuno che è innamorato di questo sport e qualcuno che ha voglia di investire in questo sport. Poi c'è la terza linea, che è quella dei delinquenti che hanno bisogno di rubarsi quattro soldi e poi spariscono dopo 2-3 mesi. Cioè non sono neofiti, questa è la domanda, non sono neofiti? Ma nessuno è neofita in questo sport, e comunque anche chi lo è sicuramente ha dalla sua parte dei consulenti e dell'agente di calcio che è legata a loro, e che magari sono anche quelli che sono un po' i referenti di queste persone che vogliono entrare nel mondo del calcio. Diciamo che sta trovando la quadra con queste persone. La quadra, il cerchio, basta se trova la soluzione. Oggi gli do un buon 50-50, però è evidente che in un momento come questo anche io farei lo stesso discorso di chi deve investire nel calcio. Che succede se ci si ferma, se non si va avanti? Se non ci fosse stata questa situazione, così com'è, conoscendo gli interlocutori, avrei dato anche un bel 99%. Siamo al 50%, questa è un po' la sintesi. C'è la possibilità di arrivare a questa conclusione. E se ci si arrivasse, io ho dato la mia disponibilità non a rimanere, ma
a rimanere vicino perlomeno per i primi sei mesi, per diciamo dirigerli sotto l'aspetto di tutte quelle che sono le sfaccettature di questa società, quindi fare capire loro, ma anche per una garanzia. Però è evidente che dopo 5-6 mesi di affiancamento poi dovranno andare avanti con le gambe loro se decideranno di entrare nel Pescara. Perfetto, Presidente, grazie. Si era fatto anche il nome tra gli imprenditori che sarebbero interessati, addirittura di Della Valle. Però insomma, magari. Ecco, magari, quindi siccome sono voci fantasiose che girano prima con Pessina, adesso con Della Valle, no, importante, non c'è nulla, perlomeno questo lo posso chiarire, non c'è nulla di tutto questo, quindi questi nomi sono assolutamente strani.